Ciao amici! Combattete da sempre con la pelle screpolata e a squamette? È la famosa pelle secca, ma per fortuna esistono dei rimedi per idratarla e nutrirla. Si può davvero dire addio alla pelle da elefante allora? Ma certo, segui i miei consigli e la tua pelle tornerà a essere morbida, liscia e idratata. Sapevate che anche lo stress è una delle cause della pelle secca e ruvida? Infatti molte persone stressate mi dicono di avere la pelle screpolata e squamosa. Altre persone invece hanno la pelle secca sul viso o sul corpo tutto l'anno. In ogni caso, la bella notizia è che esistono dei rimedi naturali efficaci in grado di combattere la pelle secca anche senza creme. Fondamentali certo, ma non sempre risolutive. La pelle liscia e morbida è legata all'idratazione, ma attenzione, idratazione dei tessuti profondi, non solo superficiali. Bere molta acqua, tisane e tè favorisce l'idratazione profonda della pelle. Tenete sempre a portata di mano una bottiglietta sulla scrivania o in borsa. Se preferite potete usare anche tisane o tè, ma non zuccherati. Solo bevendo idratate la pelle dall'interno dell'organismo, e la differenza tra chi beve acqua e chi non ne beve abbastanza è scritta sulla pelle. Anche il cibo conta. Portate in tavola minestre e zuppe per aiutare la pelle, così come nocciole e mandorle contribuiscono a mantenere idratata la pelle. Non lo sapevate, vero? Curare l'alimentazione significa curare anche la pelle. Ci sono vari alimenti che aiutano a contrastare la pelle secca. Miele, frutta e yogurt sono preziosi alleati, così come l'avena, l'avocado e il cocco. E non dimenticate della superazione dell'olio sulla pelle, usato nei massaggi e per fare delle maschere naturali. La cura della pelle richiede attenzione e azioni mirate a 360 gradi anche nello stile di vita. Volete vederne alcune? Subito! Intanto mettete mi piace e arrivate fino alla fine del video, mi raccomando, c'è un regalino per voi. Ecco le 5 strategie naturali per contrastare la pelle secca del corpo e del viso. 1. Bagno in vasca. Non tutti sanno che la vasca non è solo un'alternativa alla doccia, ma uno strumento di cura per la pelle usando i prodotti giusti. Se avete una vasca da bagno, aggiungete olio di cocco all'acqua. Questo vale anche per chi soffre di dermatite atopica, anche per i piccini. Spesso si usa l'amido di riso non sapendo che tende a seccare la pelle. Meglio aggiungere farina di avena perché agisce contro la secchezza. Il bagno rilassa corpo e mente, elimina lo stress e aiuta a rigenerare la pelle. 2. Miele. Una delle migliori soluzioni per contrastare la pelle secca è la maschera al miele. Il miele ha funzione idratante, nutriente e antibatterica naturale. Ecco come realizzare una maschera al viso al miele, semplicissima. 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaio di yogurt, 1 cucchiaino di olio di cocco. Spalmate il composto sulla pelle e massaggiate con delicatezza. Lasciate agire per qualche minuto godendovi il relax e poi risciacquate. Il risultato è immediato, ve lo garantisco. 3. Oli naturali. I più efficaci sono di oliva, di mandorle, karité, rosa moschetta, cocco e argan. Vi assicuro che sono secoli che vengono impiegati con successo. Quando comprate un olio, prestate attenzione anche alle etichette. Evitate i prodotti contenenti profumi, sostanze sintetiche e parabeni. Gli oli nutrono in profondità, sono naturali e agiscono subito contro la secchezza. 4. Scrub fai da te. Una volta a settimana, non di più, concedetevi uno scrub naturale. In questo modo favorite la rimozione delle cellule morte. Volete delle idee? Mescolate un cucchiaio di zucchero, 4 gocce di olio essenziale di lavanda, 2 cucchiai di miele, 2 cucchiai di yogurt. In alternativa allo zucchero potete usare anche il sale fino. Applicate e massaggiate delicatamente, poi sciacquate con acqua tiepida. 5. Ginnastica del viso. Come la ginnastica del corpo, anche la ginnastica del viso tonifica la pelle e migliora il trasporto di acqua, ossigeno e nutrienti necessari a mantenerla sana, rimpolpata e idratata. Per fare bene la ginnastica ci vuole il giusto trainer. Per questo ho creato il video corso del metodo di ginnastica del viso che uso io personalmente. Si chiama metodo VisoLift e non solo migliora la pelle, ma aiuta ad avere un aspetto più giovane nel suo insieme. Info in descrizione. Avete visto come contrastare la pelle secca e migliorare il suo tono? Bene, commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la checklist con i rimedi per combattere la pelle secca. Vivi sano e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.